Sono molti marciapiedi dissestati e pieni di erbacce in città. Per far fronte quantomeno all'eliminazione delle erbacce, il comune ha deciso di intervenire prima con uno sfalcio e in seguito con l'utilizzo di un diserbante biochimico che non sembrerebbe essere dannoso per l'ambiente e le persone. Il diserbo è partito verso la metà del mese di aprile e durerà un mese, quindi più o meno fino alla metà di maggio. Il diserbo è un'attività esclusivamente riservata alle aree dei marciapiedi, quindi appunto non riguarda i cigli della strada che stanno invece operando e trattando con gli sfalci. Il diserbo è sostanzialmente sulle erbe spontanee che crescono sul ciglio dei marciapiedi, trattasi della distribuzione di una sostanza biochimica, biologica, assolutamente innocua per animali e persone, che genera il disseccamento della pianta, della parte aerea dell'erba sostanzialmente. Non riesce a interagire sulle radici, ma crea comunque il disseccamento dell'erba spontanea. Il prodotto utilizzato è composto da acqua e dal 18,52% da acido pelargonico, un composto chimico presente anche in natura, ma che non convince comunque alcuni agronomi. Non se ne sa nulla, nel senso che anche sul certificato di sicurezza, anche sulla dichiarazione presentata al Ministero, non ci sono informazioni. Quando si citano le informazioni sugli effetti tossicologici, ovunque c'è scritto informazioni non disponibili, per cui non siamo in grado di dire niente. Mentre stavamo riprendendo gli operatori che erogavano il diserbante nella piazza adiacente al Duomo, alcuni residenti hanno pregato gli operatori di smetterla, in quanto emanava odori sgradevoli. Abbiamo quindi deciso di fare un'inchiesta per capire le cause e le motivazioni che hanno spinto a tale gesto. È scivolata una signora quando aveva messo giù l'altro giorno, è stata appena in piedi, però secondo me è molto oleroso oltretutto. Non so se è ecologico o non ecologico, però se uno mette la mascherina lo dice qualcosa che non funziona. Ma so che vendono delle macchinette con un vapore che brucia queste cose, che penso che sia più geologico di quello che sta mettendo giù. Ortolano, che c'è qua mercoledì, ha fatto denuncia. È una cazzata, direi, scusate, biochimico per niente.